Traffico rallentato anche sulla Fipilia, allo svincolo di San Piero a Grado, ma solo per pochi minuti e senza troppe conseguenze per una manifestazione promossa dal comune di Pisa. Oltre 300 partecipanti tra cittadini e amministratori pubblici del territorio pisano insieme per protestare contro la mancata realizzazione di una rotatoria che renderebbe più sicura la strada che porta al mare. Chiediamo al governo di sbloccare l'iter, c'è già un progetto approvato, manca solo l'ok del ministero, ha detto il sindaco di Pisa Marco Filippeschi, ma ascoltiamolo insieme. L'impegno è stato preso il 7 febbraio 2014, dopo grandi proteste, lotte, pressioni. E oggi non abbiamo ancora il cantiere aperto, non abbiamo il finanziamento, mentre c'è un progetto validato dal parco, dalla soprintendenza, c'è l'accordo di tutte le istituzioni coordinato dalla prefettura e quindi questa pressione, questa prima manifestazione è stata necessaria perché si deve raggiungere l'obiettivo. La burocrazia non può vincere sul bisogno di sicurezza e qui, come si sa, dalle decine di incidenti, anche gravi, che sono accaduti, c'è un bisogno di sicurezza in termini assoluti.